Sante ignati antiochene. Era la primavera del 2005, i primi giorni di aprile. Moriva Giovanni Paolo II e l'Italia andava alle urne. Si dovevano scegliere i governatori di una dozzina di regioni. La Procura di Milano indagava su Luigi Crespi, il sondaggista del premier Silvio Berlusconi, l'inventore del contratto con gli italiani, firmato in diretta televisiva porta a porta, e sulla società demoscopica di Crespi, l'HDC. Con lui era in contatto anche Deborah Bergamini, l'ex segretaria del Cavaliere, promossa ai piani alti di Viale Mazzini nel 2002, sulla poltrona di vice direttore marketing strategico della RAI. Il suo telefono, come quello di altri, finisce sotto controllo. E dalle telefonate della Bergamini esce un quadro disarmante di cos'era la RAI in quei giorni. Una fabbrica di informazioni ritardate o fuorviate per scopi politici. La RAI così non mi serve. Ok, meglio non averla. Ah, va benissimo anche quella. Basta saperlo. Basta saperlo, perché a vella senza vella abbiamo visto che non funziona. Sì, ma guarda che io, che da questa parte lui dovesse avere il minor numero di danni possibile. Allora, l'informazione deve essere un presidio antiguai. All'opera c'erano gli uomini del dottore, come gli intercettati chiamavano ossequiosamente Silvio Berlusconi. Una squadra all'interno della RAI, soprattutto di RAI 1, che lavorava per creare consenso e una struttura capace di monitorare tutto. Stasera voi non è che riuscite a mettere una bomba su Canale 5, perché guarda che la vedo male per i voti, eh? Noi facciamo la prima serata sul 2, però non la vedono meglio, eh. Il giornalista Giuliano Ferrara, citato nelle telefonate, chiama la Bergamini spia, gettando un cono d'ombra sul lavoro dell'ex assistente di Berlusconi in Rai, apparso non troppo distante dagli interessi di quello di un concorrente, come Mediaset. Deborah Francesco. Ciao Francesco, come stai? Bene, bella. Tu hai visto che ti hanno pizzicato pure a te sul foglio? Ah no, che dicono? Ma cazzate, un pezzo non so di chi sul nuovo consiglio di amministrazione Rai. Vabbè, fanno tutte proposte ridicole, giustamente di provocazione, tipo l'avventura, quella. Poi dico un passaggio alla Bergamini che scherzando, che sta lì a fare la spia. Proprio, guarda. Ma Ferrara perché è così, insomma, abbastanza stronzetto nei nostri confronti? Non lo so veramente, guarda. Gli uomini al lavoro con i loro incarichi di allora erano, oltre alla Bergamini, Alessio Gorla, consigliere Rai della maggioranza, Clemente Mimun, direttore del TG1, Fabrizio Del Noce, direttore di Rai 1, e Gianfranco Comanducci, responsabile delle risorse umane dell'azienda televisiva di Stato. Io Berlusconi non lo chiamo perché cosa gli dico, tanto lo sappiamo cosa fare. Ma meglio se lo rimanda, gli ho capito, no? Sì, solo che lui è lì che guarda i pani stessi, quindi è fuso, cioè, non può involgere queste robe qua. Senti, teniamo più duro possibile, insomma. Certo, va bene. A dopo, ciao.